Salve, sono Nicole Vitale e frequento la quinta M del liceo musicale De Filippi Sgaldi di Cava dei Tirreni. Quest'anno sarebbe dovuto essere un anno importante e ricco di cambiamenti, e in un certo senso possiamo dire che lo è stato, perché da circa un mese tutti quanti stiamo vivendo una nuova realtà scolastica e professionale che ci ha portato a stravolgere un po' la nostra vita, la nostra quotidianità. La mia giornata tipo in questo periodo? Beh, la sveglia suona sempre alle 7, però invece di uscire per andare a scuola mi siedo alla mia scrivania di fronte al computer, perché alle 8:10 circa cominciano le lezioni e proseguiamo così fino alle 13 più o meno. Che cosa mi manca della scuola? Beh, mi manca il suono della campanella che scandisce lo scorrere della giornata, oppure le chiacchiere nei corridoi durante i cambi dell'ora. Mi manca il tintinnio dei tacchi a spina della preside, che è sempre presente nel nostro edificio scolastico e soprattutto di grande supporto e conforto per tutti noi ragazzi. Mi manca il rapporto che ho con i miei compagni, con i quali ho condiviso tanto. Ma in particolar modo, frequentando un liceo musicale appunto, mi manca il contatto diretto con gli insegnanti di strumento, con i quali si vive un rapporto intimo. Beh, io suono il violino, come potete ben vedere, e sì, in questo periodo comunque noi stiamo facendo delle lezioni via web, però non è lo stesso. Ad esempio, anche i rimproveri non hanno più lo stesso effetto su di noi. Tutti i brani che abbiamo studiato e preparato in questi mesi sarebbero dovuti essere eseguiti in concorsi e manifestazioni, che per noi musicisti rappresentano un momento di confronto. Ma ovviamente oggi tutto questo non è possibile ed è rinviato. Ma a quando? E le audizioni per entrare in conservatorio, quando si faranno? Noi musicisti a settembre dove andremo? Cosa faremo? Però il nostro enigma più grande, essendo di quinta, è il fatto di quest'esame di Stato. Ancora non abbiamo notizie certe su come e quando verrà svolto e personalmente sono molto in ansia per questo stato di incertezza. Una cosa la so, mi mancherà trascorrere tra i banchi gli ultimi mesi di questa grande avventura, condividere emozioni e sensazioni con i miei professori, sia della mattina che del pomeriggio. Mi mancherà leggere lo stato di angoscia in tutti gli occhi dei miei compagni, ma più di ogni altra cosa mi mancherà vivere la tanto attesa notte prima degli esami. Non posso dire null'altro, eccetto che andrà tutto bene.